Ciao popolo sampdoriano, benvenuti nel canale Meme of Sampdoria. Oggi vi proponiamo un video diverso dal solito. Vi proponiamo una bella classifica, i 10 marcatori migliori della storia della Samp. Come ben sapete, gli anni d'oro della Samp sono stati tra gli anni 80 e la fine degli anni 90, coronati dalla vittoria dello scudetto nel 90-91. Quindi in questa classifica speciale ci saranno molti protagonisti di quel periodo storico. Siete pronti? Iniziamo! Al decimo posto troviamo Attilio Lombardo con 51 gol, ala straordinaria, pupillo di Boskov, è stato uno dei giocatori fondamentali per la vittoria della Samp dello scudetto del 90-91. Ha giocato la Samp per 6 stagioni consecutive più una fine carriera. Era un'ala dotata di una velocità straordinaria e una vitalità atletica veramente fuori dal comune. Rimarrà per sempre nei cuori dei sampdoriani. Al nono posto Eddie Firmani con 52 gol. Attaccante sudafricano naturalizzato italiano, ha giocato alla Samp dal 1995 al 1958, dove ha segnato 52 gol in sole 3 stagioni e addirittura 23 gol in una sola stagione in cui ha giocato 33 partite. Sinceramente, prima di fare questa classifica nemmeno noi lo conoscevamo, ma anche perché stiamo parlando di tanto tempo fa, negli albori del calcio italiano in Italia. Però certo uno così farebbe comodo oggi. All'ottavo posto Giancarlo Salvi con 55 gol e ben 291 presenze, molto importante il numero delle presenze, perché Salvi, nato a Savona nel 1945, iniziò la carriera da calciatore proprio nelle giovanili della Samp, dalla primavera e poi passato in prima squadra, fece una stagione con 22 presenze e 4 gol, andò al prestito al Milan per un anno ma ebbe solo 2 presenze, ritornò subito alla Samp l'anno dopo, dove rimase per 11 anni segnando altri 51 gol, quindi una grande carriera davvero sampdoriano. Al settimo posto l'aeroplanino Vincenzo Montella. Montella segnò 66 gol con la maglia della Samp, che è un bel numero. In particolare noi ne ricordiamo due importantissimi segnati nel derby della Lanterna contro il Genoa, una sua ex squadra oltretutto. Dopo una grande carriera alla Samp, Montella tornò anche da allenatore nel 2015, dove ottenne una salvezza, anche se lasciò la panchina l'anno dopo per andare al Milan. Al sesto posto un giocatore importantissimo per la storia della Sampdoria, Giuseppe Baldini, 73 gol in 186 presenze. A quest'uomo si può dire solo grazie, 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 perché Baldini fece parte dei primi 11 giocatori titolari della Sampdoria nel 1946, quindi è stato uno di coloro che ha trascinato la Samp a diventare quello che è oggi. Quindi ancora una volta grazie, tanto di cappello, perché sappiamo che insieme a Bassetto ha formato una delle coppie d'attacco più importanti di quell'epoca e probabilmente senza questi due fenomeni la Samp potrebbe non essere quella che è oggi. Alla posizione numero 5 Fabio Quagliarella con 84 gol. Quagliarella, nato a Castellammare di Stabia, arrivò alla Samp nel 2006, dove fece una sola stagione, ma molto importante perché segnò 13 gol in 35 presenze, uno di quei gol più belli, uno dei più belli della sua carriera, da centrocampo contro Chievo-Verona e ancora penso nella memoria di tanti sampdoriani. Tornò alla Samp nel 2016, adesso siamo nel 2020, ci sta ancora giocando, quindi speriamo rimanga ancora a lungo. Grande capitano della Samp, motivatore pazzesco, nel 2019 vinse addirittura il premio come miglior marcatore della Serie A, battendo gente come Cristiano Ronaldo. Al quarto posto abbiamo Adriano Bassetto con 89 gol, giocatore straordinario. La seconda metà dell'attacco atomico del 1946 segnò il primo gol con la maglia della Sampdoria. 89 in totale, sono veramente tanti. Un piccolo aneddoto su di lui, un po' schifoso però divertente. Prima di una partita lui era solito vomitare dalla tensione. Però ha fatto 89 gol, quindi era forte davvero. Dei primi tre non vi diremo nulla della loro storia, perché chi non li conosce. Al terzo posto c'è il grandissimo Francesco Flacchi con 110 gol. Tutti belli, tutti importanti. Flacchi ha fatto innamorare una generazione intera di sampdoriani con le sue giocate, con le sue vittorie, con le sue esultanze. Un grandissimo campione dentro e fuori dal campo. Mentre ai primi due posti troviamo, chi se non loro, coloro che hanno regalato emozioni a non finire ai tifosi della Sampdoria. Stiamo parlando dei fantastici Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Vialli si colloca al secondo posto con 141 gol, mentre Mancini al primo posto con 171, sono tantissimi. Sono due giocatori che rimarranno per sempre nella storia dei cuori dei tifosi della Sampdoria, per i trofei che hanno fatto vincere, per la quantità di gol, per la bellezza di tanti di quei gol, e ovviamente anche per lo scudetto del 90-91.